Innanzitutto, da aprile 2019 è riconosciuto con un articolo 612 ter del codice penale, quindi è riconosciuto proprio come reato, che è una cosa davvero importante che è stata approvata. Mi richiama sempre quella che è la cultura dello stupro di fatto, no? Che è molto presente nella società patriarcale. La cultura dello stupro cos'è? Intanto ce la portiamo dietro davvero da millenni, se pensiamo alle donne all'interno di un contesto di guerra che erano viste come bottino e non era una punizione di fatto nei confronti della donna, ma era una punizione nei confronti dei vinti uomini, e in quanto le donne erano considerate oggetto di proprietà, quindi questo bottino veniva violentato, comunque stuprato, e questa cultura dello stupro ce la portiamo ancora oggi, e questo revenge porn di cui si parla molto. Soprattutto in questi giorni, questa vendetta a sfondo pornografico, addirittura pe pedopornografico, perché abbiamo anche dei papà, purtroppo, che agiscono questo reato, soprattutto online, quindi andiamo via web, dico anche via social media, tranquillamente, nel senso che esistono purtroppo questi gruppi frequentati anche da n.000 persone, parliamo di un gruppo che è stato chiuso di recente, dove c'erano 50.000 persone all'interno, tra cui papà, mariti, fidanzati, eccetera. Il problema non sta tanto nell'invio e nel farsi le foto di un certo tipo, perché tante di queste foto che circolano non sono nemmeno erotiche. Quindi sono foto di donne in costume da bagno, sono foto di vacanze, non sono per forza di momenti intimi e che vengono divulgate, pubblicate come vendetta, quindi magari dopo la fine di una relazione o per altri scopi. Quindi chiaramente lo scopo è quello di umiliare, di tenere in un circolo di paura anche le donne. Il problema di fatto non è il sesso, è proprio la volontà di esercitare un dominio del potere, del possesso, nei confronti di qualcuno che non può difendersi. Quindi farsi vedere forti, esercitare un potere di tipo fisico o psicologico nei confronti di qualcuno che veramente non può opporre resistenza, e questo di fatto è lo stupro. Quindi è fatto in un altro modo, però. E azzarderei che ha le stesse conseguenze, perché comunque l'umiliazione può portare addirittura anche al suicidio, come nel caso di Tiziana Cantone, di cui si è parlato moltissimo. Quindi questa volontà proprio di dominare, di dominio maschile nei confronti della donna, e ovviamente la diffusione senza consenso di queste immagini, che possono essere pornografiche o addirittura di contesti non neanche intimi, ma magari foto private, comunque di famiglia, che vengono pubblicate con commenti che sono veramente fanno inorridire anche di padri che, proprio a dirla stretta e da citazione, chiedono come stuprare la figlia senza farla piangere. Quindi di fatto questi sono i commenti e i post che vengono pubblicati in questi gruppi, che se vengono chiusi hanno sempre una specie di database, un gruppo di riserva in cui le immagini sono conservate. Quindi sono dei circoli in cui la cultura dello stupro è normalizzata, viene vista veramente come normale, ed è questo l'orrore più vero. E chiaramente adesso è punito anche a norma di legge, e si spera che questa norma possa aiutare, insomma, a combattere questo fenomeno.